Un nuovo appuntamento dedicato ai libri con Tra le righe incontro con l'autore. Oggi ci porta a conoscere un sacerdote della diocesi di Milano, assistente ecclesiastico nazionale del Centro Sportivo Italiano, che ha scritto un libro edito dal Centro Ambrosiano intitolato Quando ridono i santi, viaggio semiserio nella gioia cristiana. Lui è Don Alessio Albertini, che saluto e ringrazio per essere con noi. Ciao Don Alessio, benvenuto. Ciao, grazie, grazie a voi per l'invito. Allora, in queste oltre 100 pagine fai fare al lettore un viaggio semiserio, ma anche molto profondo, su quella che è l'importanza della gioia, delle risate e anche dell'umorismo, per non prendersi troppo sul serio, come direbbe qualcuno. Ed è un viaggio che tu fai fare al lettore. Come mai hai scelto questo artificio narrativo? Possiamo anche chiamarlo così, va. Ma perché mi piace di più la narrazione rispetto che la speculazione, dal momento che il sorriso non nasce tanto perché si riflette, perché si ragiona, perché anzi, se tu, per esempio, nelle battute comiche dai tempo di ragionare, inevitabilmente uno non sorride perché capisce che lì c'è di mezzo un paradosso. E allora ho detto, non è che si può stare lì a spiegare che cos'è il sorriso, forse è meglio cercare di far sorridere nello stesso tempo anche di mettere dentro una storia il momento difficile che certo stiamo vivendo, ma la necessità anche di questa virtù umana e cristiana che è l'umorismo, la capacità di sorridere, di far sorridere per saper così contrastare le difficoltà del mondo di oggi. Ed è sorprendente scoprire come anche i santi amassero il sorriso, amassero il buon umore, da San Tommaso Moro a San Filippo Neri, a Bernadette de Soubirous, a San Francesco di Sales, e questo a San Pio da Pietrelcina, Padre Pio. Questo è proprio un excursus particolare che lei fa, diverse pagine. Ecco, Don Alessio, intitolato il capitolo numero 3, Scherza con i santi. Si è divertito anche lei a trovare la bellezza della gioia nelle vite dei santi. Tantissimo, tantissimo. Anzi, alcuni sono stati davvero una grande sorpresa per me. Io lo ammetto che il mio santo preferito è San Filippo Neri proprio per questa sua capacità di sorriso e la capacità che ha anche di far sorridere, di come coglieva il lato buffo per far passare le cose più importanti e per attirare anche i tanti ragazzi che incontrava lungo la sua strada, però è stata davvero una grande sorpresa l'incontrare santi, non da ultimo, lo ammetto, San Pio da Pietralcina, che tutti lo conoscono magari nel suo fare più burbero, più serio, ma essere, con tutto il rispetto, lo dico, un grande cabarettista, no? Questa capacità che aveva di fare ironia e di saper scuotere anche le coscienze attraverso le battute, attraverso l'arguzia nei confronti della realtà che dentro cui uno abitava. Però sono stati tantissimi santi, compresa Santa Bernardetta, che non solo anche lei sempre così ritratta nella sua serietà e a volte anche tristezza dei suoi occhi nelle immagini che tutti conosciamo, invece quell'umiltà che la faceva gioire ed è, dobbiamo anche ammetterlo, questa cosa mi ha stupito tantissimo, è l'unica che forse è stata capace di far sorridere la Madonna due volte durante le apparizioni a Lourdes, quindi è stata capace di anche lei di far sorridere una persona straordinariamente grande come è la Madonna. Qualcuno, come scrive lei, Don Alessio, è convinto che in chiesa, che nella chiesa non ci sia bisogno di gioia, non ci sia bisogno di sorrisi. Invece le vite di questi santi, ma anche del beato Pier Giorgio Frassati, di San Giovanni Paolo II, dimostrano esattamente il contrario, c'è bisogno di gioia all'interno della chiesa.
Esattamente il contrario, come hai detto bene tu, no? Perché noi siamo fatti per la felicità, cioè la nostra struttura umana è fatta per la felicità, e quindi siamo in cammino verso questo. Tante volte il rischio qual è? Che noi non sappiamo bene qual è la strada per la felicità, e quindi più che la ricerca della gioia siamo alla ricerca della soddisfazione, che però si ferma a un'esperienza momentanea e limitata nel tempo. Oppure qualcuno la ricerca della felicità l'ha fatta diventare un mercato, cioè la capacità di costringere la tua libertà, la tua volontà a cercare paradisi artificiali, una gioia che dura un momento. Invece, la gioia cristiana nasce da una scoperta fondamentale, quella di essere amato e la tua vita non cadrà nel nulla. E questo è l'annuncio della buona novella, appunto di una buona notizia. Credo che sia difficile pensare una buona notizia che porta tristezza e nello stesso tempo una buona notizia che non sa invece far nascere, far sgorgare una gioia profonda nel cuore, questa certezza che nulla è perduto. Come ho ripetuto anche ai miei parrocchiani a Pasqua, se quel sepolcro è vuoto, allora davvero tutto è possibile. Ecco, allora da qui nasce la gioia cristiana, la voglia di essere contenti della propria vita, che non è semplicemente un sorriso perché tutto va bene, ma perché hai una certezza che anche ciò che non va bene tu lo puoi affrontare. Lei ha scritto che Dio inventa situazioni comiche e Dio è un folle. Come spiega queste due frasi, che magari a molti forse potrebbero anche sembrare irriverenti? Sì, sono un po' forti, però credo che la follia anzitutto sia proprio una grande qualità di Dio, cioè la follia è quando uno praticamente sembra non aver più a che fare con la realtà, no? E bisogna essere proprio dei pazzi. Il pazzo è colui che si astrae dalla realtà, però abbiamo in mente che se uno appena appena non entra in questa dinamica un po' di pazzia, ma tutto è dentro la ragione, tutto deve funzionare alla perfezione, tutto deve essere prevedibile, poi non cambierà mai nulla, c'è bisogno di follia, di pazzia, e questo è Dio. Dio è folle perché non l'avremmo mai immaginato così. Pensiamo all'esperienza della croce, per cui lì è la massima follia con cui Dio si è espresso. Non è ragionevole che Dio sia così, ma infatti anche in amore, se tutto è prevedibile, se tutto è programmabile, beh, allora l'amore prima o poi si spegne, no? Si spegne. Invece bisogna essere un po' pazzi nel fare le cose. E Dio credo che si diverta anche un po' con noi. Cioè, io penso questa cosa qui, no? Qual è l'esperienza più bella di un papà quando ha un bambino? È questo suo andare lì davanti e così a fare un po' di versi, un po' di facce, un po' per trastullarlo e per farlo divertire e giocare, no? Quante volte anche padri seri, sempre impettiti in giacca e cravatta, ma quando sono davanti a un bimbo si lasciano andare e sanno così suscitare quell'ilarità che poi il bambino ti dà come per dire sono contento che tu ci sei. Perché non pensare se Dio è nostro padre, che si diverte, non possa divertirsi con noi, non possa avere a che fare con noi anche in questo modo, creare la relazione con noi. Ecco, per cui mi piace pensare che anche Dio sia capace di creare situazioni comiche proprio per suscitare la sua vicinanza e anche il desiderio nostro di essere felici, di stare con lui. E poi l'importanza di non prendersi troppo sul serio e di ridere anche di se stessi. Io vorrei concludere, Don Alessio, con
Queste frasi di Romano Guardini, sacerdote e teologo, non avevo modo, non lo conoscevo prima appunto di leggere il suo libro. Romano Guardini ricorda che il cattivo umore nasce dalle piccole contrarietà della giornata, nasce dal cuore troppo suscettibile che prende tutto male, che si lamenta in continuazione, che non è capace di ridere, di perdonare, di passare sopra a qualcosa quando è necessario. Via il cattivo umore, è una malattia dell'anima. Bisogna cacciarlo subito fuori, non appena si presenta, senza tentennamenti. E lei aggiunge che il modo migliore per farlo è non perdere mai di vista la propria umanità, cioè il fatto che come ogni persona abbiamo dei limiti. Averli non è un difetto, ma un semplice dato di fatto. Bene, che cos'altro aggiungere? Lasciamo spazio a più risate durante la giornata e a meno cattivo umore, a meno lamentele. Che dice Don Alessio? È così? Sì, tante volte capita di vedere in giro in certi uffici o appesi a certe pareti, no, la tipica frase che un giorno senza sorriso è Sorriso. un giorno sprecato. Credo che sia proprio vero. Saper regalare sorrisi, essere contenti della propria vita, dei propri limiti, non semplicemente per rassegnarci, ma anche perché così ti viene un po' più voglia di superarli. E quando tu regali un sorriso a un'altra persona, veramente hai compiuto un grande gesto di carità. Io ne sono profondamente convinto. Bene, allora un consiglio letterario per tutti i nostri amici telespettatori. Quando ridono i santi di Don Alessio Albertini, Viaggio semiserio nella gioia cristiana, edito dal Centro Ambrosiano. Ringrazio Don Alessio per essere stato con noi e l'aspetto, perché no, prossimamente o quando vorrà, per un nuovo libro, un nuovo viaggio. Grazie. Va bene, volentieri, grazie, grazie a voi dell'invito. Alla prossima.